Bagneda dal mer, te vi spensireda, del corso del tempo ti ha fatto tu strada, silenziosa e modesta, si cresciuta pian pian, si l'onor di Zerese e tutti i tuoi ben, l'ardizia, il San Bartol, il guardo imponente, con fosse un sovran e i te reverente. Con questi versi, Arduino Scola, a inizio anni Ottanta, pennellava l'immagine di una Pesaro vissuta intimamente come può farlo solo un personaggio che 30 anni dopo resta uno dei più appassionati custodi e depositari del dialetto pesarese. Pesre è una delle migliaia di poesie uscite dall'ispirazione a getto continuo di Scola, che lui, oggi ottantenne bloccato da gravi invalidità, continua a mettere sul taccuino o registrare su un affidabile mangianastri che si fa beffe del tempo che passa mantenendo la stessa convinzione di sempre. Il dialetto pesarese deve rimanere, il personaggio va, però fa parte della cultura, perché è proprio la madre della lingua italiana, e io la vedo così. Perché poi le mie sono storie, sono racconti, sono la vita che viviamo tutti i giorni. Non ho inventato niente, ho detto quello che era. Ecme, Ayardag, Clatrafaccia, Saravera, un fagot la mondezza, un ricordo la mia infanzia, questi alcuni dei titoli che hanno accompagnato una vena poetica flusso continuo per mezzo secolo di passione che non si spegne nemmeno di fronte a lutti familiari e ad una salute critica che lo ha confinato in sedia a rotelle nella sua casa di via Silvio Pellico a Pantano. E ognuno ne ho fatti 1000, 7000 libri ho fatto, stampare a Rimini, uno me l'ha pagato l'azienda di soggiorno, una metà, uno me l'ha pagato un mobiliere, che quando sono andato lo conoscevo, gli ho detto io vorrei fare un libro, però devo fargli vedere cosa c'è nel libro prima. E lui mi ha detto guarda che io ti conosco, mi ha fatto l'assegno. Poesie che spaziano in ogni direzione, dalla pesaresità alla satira politica nazionale, dai sentimenti più personali all'ironia per tante storie di vita che dagli anni 70 in avanti sono state applaudite in altrettanti concorsi e teatri fra provincia pesarese e riminese. Esperienze tradotte in targhe e riconoscimenti esposti orgogliosamente nel suo salotto. Io sono stato a Rissone a recitare, sono stato a Rimini al Teatro da Rimini, sono stato alla Sala Polivalente di San Marino, ho girato mezza provincia, mi conosco da tutte le parti. Io purtroppo ho fatto tutto da solo, sono andato avanti con le mie spalle e mi sono fatto largo tra la gente, perché la gente mi apprezza per quello che faccio. A mia moglie glielo dico tutti i giorni, quanto sono belle. Non sono belle, è la vita che viviamo. Non sono poesie, sono storie, sono cose vere. Un patrimonio di storie e pensieri sempre più raro da reperire. Io me ne è rimasto poca roba, poco me ne sono rimasto, perché sono andati via tutti. Ma chi volesse apprezzare oggi i versi di Scola può farlo senza difficoltà. Mi trova a casa perché io adesso sono impossibilitato.